Ciao ragazze, allora oggi voglio attaccare insieme a voi questo sticker per il muro, ve lo faccio vedere per intero che è grandissimo, vedete? E lo devo appendere su quella parete lì, dove è la scaletta, così, visto che qui non posso attaccarci nessun quadro e nulla con il chiodino perché ci passano i tubi, quindi ho deciso di mettere questo sticker. La cosa che ho fatto, mi sono scordata di riprendere, è stata quella di attaccare questa velina sopra, ma è semplicissimo, stendete la velina e basta. Ora quello che dovete fare è quello di andare a spingere bene le lettere in modo che dalla carta si attacchino alla velina. Raja è d'accordo e quindi vado a spingere in questo modo facendo aderire tutte quante le lettere. A questo punto andiamo a sollevare la velina. E vediamo che le lettere sono attaccate. Quindi piano piano stacchiamo tutto quanto il nostro foglio. Se ci sono dei punti che non si staccano, come questa S, vedete che rimane attaccata. Andiamo un'altra volta a spingere o con le dita o con qualsiasi cosa che avete per far aderire la S alla carta velina. Io faccio in questo modo con l'unghia, piano piano, e provo a ristaccare e continuo così per tutto quanto. Questo è quello che otteniamo una volta che siamo riusciti a trasferire la scritta dal foglio alla velina. Quindi adesso dobbiamo prendere il foglio e appoggiarlo alla parete in cui vogliamo attaccare lo sticker. Vi farò vedere su una volta che è attaccato alla parete perché sono sola e devo riprendermi da sola. È impossibile farvelo vedere. Quindi a dopo. Ok, ragazzi, allora questo è lo sticker attaccato al muro. Ancora non l'ho finito, cioè nel senso c'è ancora la velina. Vedete? La vedete da qui. Quindi adesso andrò a fare quello che praticamente ho fatto prima. Quindi andare a spingere le lettere in modo che si tolgano dalla velina e si attacchino alla parete. Mi raccomando, quando staccate la carta, cioè la velina, fate piano piano perché vi porta via il muro, o almeno a me fa così. Spero di non rovinare niente e ci vediamo dopo al lavoro finito. Ragazzi, un piccolo accorgimento. Quando andate a staccare la velina, invece di staccarla dritta in questo modo, quindi farla scendere così, tiratela così. In questo modo non vi si staccherà la parete, me ne sono accorta solamente dopo il primo massaggio, infatti lassù adesso non si vede bene, però un pochetto di parete si è staccata. Meno male che me ne sono accorta alla seconda riga, se no facevo un casino. Ok? Quindi invece di tirarla per dritto giù, tiratela per così. Ok ragazzi, abbiamo completato, questo è il lavoro finito. Guardate che carino, è venuto proprio carino, dai. Mi allontano così vedete un po' meglio la parete. Non l'ho fatto più giù, avrei voluto farlo un po' più giù. Non l'ho fatto più giù perché, come sapete, quella gattina è un casino, nel senso lei appena vede qualcosa sulla parete bianca va con la zampa e se arriva qui poi graffia tutte le lettere, diventa anche uno schifo, una cosa bruttissima. Quindi ho fatto in modo che lei non arrivasse fino a lì e l'ho fatto un po' a metà parete, diciamo, ecco. A me mi sembra carinissimo. Ah, volevo dirvi che l'ho preso da su AliExpress, però non vi consiglio di prenderlo lì, se, almeno se vi serve per una cosa imminente, perché a me ci ha messo più di un mese e mezzo ad arrivarmi. Tanto ci sono tantissimi altri siti che li vendono, potete farli anche personalizzati. Io questo su AliExpress l'ho pagato neanche 3 euro. È vero che sui siti italiani costano molto di più, però vedete voi, regolatevi voi. Niente, vi saluto, spero che non riesco a mettere dritta la fotocamera, comunque spero che questo video vi sia stato un pochino utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!